Io definisco Massimiliano Stellato un autentico saltimbanco della politica, gliel'ho sempre detto, è un saltimbanco politico, nulla di personale contro di lui, ma è uno che ha sostenuto Melucci, poi ha fatto cadere Melucci e ora ritorna con Melucci. Ricordiamo che Massimiliano Stellato appartiene a Italia Viva di Matteo Renzi, altro saltimbanco politico. Bene, se voi leggete l'intervista che ha rilasciato oggi al Quotidiano di Taranto, voi resterete davvero, come dire, stupefatti, atterriti quasi, perché alla domanda della giornalista lui risponde: io non ho chiesto poltrone, è importante l'inciso, per il momento chiaramente. Quindi lui dice: io rientro nella maggioranza, sostengo Melucci, ma al momento non ho chiesto poltrone. Al momento chiaramente. Poi ovviamente in seguito le chiederà. Ma questo è un soggetto che può fare il bene politico di Taranto? Penso proprio di no, perché nella sua mente non c'è linearità, c'è soltanto voglia di occupare poltrone, di stare dalla parte di chi governa. E d'altronde il suo partito Italia Viva è la prova lampante di un partito, di un movimento cangiante, camaleontico. Sta con amministrazioni di centrodestra, sta con amministrazioni di centrosinistra. E lo stesso Stellato poi ora cosa fa? Come dire, quasi vuole autocelebrare la sua funzione, la sua importanza, e dice: vedete che nello scorso consiglio comunale mancavano i numeri e quindi i voti decisivi di Italia Viva, del mio partito, sono stati indispensabili per non far cadere questa amministrazione e per non andare al commissariamento. È un po' come se politicamente, ovviamente, ci mancherebbe, nulla di personale, Massimiliano Stellato, sempre politicamente, avesse messo un po', come dire, il coltello in gola all'amministrazione e avesse detto: signori cari, vedete, io sono indispensabile, sono necessario, voi non avete la maggioranza. E allora alla fine qual è la conclusione? Che questa città non ha bisogno di Massimiliano Stellato, questa città non ha bisogno di Rinaldo Melucci, che non ha più una maggioranza, questa città deve spazzare via Rinaldo Melucci, Massimiliano Stellato. Dobbiamo andare a nuove elezioni con un progetto civico trasversale ai partiti, trasversale al centrodestra e al centrosinistra, mettendo da parte queste persone che vivono di poltrone e di ricatti politici. Avete visto com'è distrutta Taranto, in che condizioni pietose sta? L'emergenza rifiuti oramai ha assunto una dimensione nazionale e poi abbiamo un sindaco che scappa, che abbandona il consiglio, Stellato che torna ad appoggiare Melucci. Taranto non merita questo. E allora uniamoci cittadini, uniamo le forze e andiamo avanti con un progetto diverso per spazzare questi saltimbanchi della politica come Massimiliano Stellato e per rispedire a casa degli incapaci politici come Rinaldo Melucci e compagni.